Siamo a poche ore dal voto, a poche ore da un momento di fondamentale importanza per la vita di tutti noi. Abbiamo infatti l'opportunità, dopo 15 anni, di ridare un consigliere regionale alla nostra terra. Abbiamo l'opportunità di ridare la voce ad un territorio che per troppo tempo è stato dimenticato, calpestato e umiliato. Io sento sulle spalle la responsabilità e l'orgoglio di aver incarnato questa battaglia. Dobbiamo alzare la testa, dobbiamo farlo per i nostri figli e per il futuro dei luoghi dove siamo nati, cresciuti e dove abbiamo costruito la nostra vita. Dipende solo da noi. Mostriamo l'orgoglio e la fierezza della nostra gente. Abbiamo toccato con mano in questi mesi una straordinaria partecipazione, un diffuso spirito di squadra, il coraggio, la passione, la forza delle idee di tanti giovani, donne e uomini che si sono uniti intorno alla mia persona. Oramai è chiaro che rappresento uno dei pochissimi candidati del territorio che ha concrete possibilità di successo. Non dovete credere a chi viene a cercare il voto per candidati che dopodomani scompariranno. Loro lavorano solo per i loro interessi, lavorano solo per farci perdere. Noi, al contrario, vogliamo vincere. Vogliamo far vincere questa terra per darle un futuro. Dipende solo da noi. Dipende da quanto avremo nel cuore l'orgoglio di tornare a vincere e di tornare ad essere protagonisti. Non è vero che una politica diversa non è possibile. Io quella politica diversa l'ho trovata nello sguardo di ciascuna delle persone che ho incontrato, nelle difficoltà della vita, ma anche nella voglia di reagire. Questa campagna elettorale è stata per me un'esperienza meravigliosa. Ho sentito il calore di tante persone e di tanti amministratori di questa terra che stanno lottando per raggiungere un obiettivo storico. Non possiamo permetterci di fallire proprio ora. Per quanto mi riguarda, abbiamo già vinto, perché siamo stati gli unici ad aver raccolto adesioni in tutto il territorio del centro Abruzzo, perché siamo stati gli unici che sono stati in grado di vincere gli egoismi e le invidie, gli unici che hanno lavorato per unire e costruire. Sotto questo punto di vista abbiamo già vinto. Adesso spetta solo a voi. Manca ancora l'ultimo scatto d'orgoglio. O lo facciamo adesso o non lo faremo più. It was a beautiful...